Uomini e donne, puntata di oggi 26 febbraio, rissa tra Ivan e Andrea per Natalia. Martedì 26 febbraio 2019 va in onda il secondo appuntamento del Trono Classico di Uomini e Donne. Ieri pomeriggio a grande sorpresa su Canale 5 è andata in onda la prima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Un appuntamento interamente dedicato a Luigi Mastroianni. Ma per quale motivo Mediaset ha cambiato la programmazione? Venerdì sera verrà trasmessa l'ultima puntata dello speciale Wedi con le scelte dello stesso Luigi e quella dello spagnolo Ivan González. E proprio di quest'ultimo si parlerà nell'appuntamento odierno del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Cosa accadrà in studio? Nel prosieguo vi troverete tutti gli spoiler. Spoiler Uomini e Donne, il trono di Ivan González. Le anticipazioni della puntata odierna del Trono Classico di Uomini e Donne, rivelano che Maria De Filippi riserverà solo piccolo spazio alla nuova tronista Angela Nasti. In studio i telespettatori vedranno una divertente esterna con un suo corteggiatore. Gli spoiler, inoltre, proseguiranno con la conferma dell'interesse dello spagnolo Ivan González per Natalia. Anche se la corteggiatrice abbia visto ancora una volta in esterna anche Andrea, l'ex partecipante di Temptation Island continuerà a dirsi interessato alla ragazza e avrà una forte discussione con il collega. Secondo le anticipazioni diffuse dal sito Il Vicolo delle News, Ivan deciderà di scegliere Natalia, mentre terrà Sonia nel suo parterre soltanto per avere due corteggiatrici nella registrazione della villa e della scelta nel castello che verrà registrata a breve. Il tronista Andrea Zelletta, dal canto suo, è stato brutalmente criticato per aver causato diversi problemi al González ad un percorso quasi finito. Ma il nuovo arrivato affermerà di avere continuato ad invitare in esterna Natalia perché quest'ultima non ha mai negato un certo interesse nei suoi confronti. Chi sceglierà venerdì sera Ivan tra le due corteggiatrici rimaste? Per scoprirlo non resta che aspettare altri tre giorni.